Un bilancio positivo innanzitutto in termini di partecipazione, di interesse, anche di qualità delle relazioni e degli interventi che ci sono stati. I punti affrontati sono tre, tutti di grande interesse per l'economia locale: le bioplastiche compostabili e biodegradabili che sono prodotte da Novamont, quali sono le prospettive, sapendo quali sono anche i problemi attuali di questa azienda innovativa. Poi abbiamo discusso di comunità energetiche, un nuovo organismo, diciamo, sociale ed economico che consente a dei cittadini e anche alle imprese di consorziarsi per produrre in modo condiviso l'energia e per consumare l'energia che un altro di questi soggetti magari produce in più, e quindi c'è una condivisione che porta a risparmi in bolletta fino al 30%. Tutto è alimentato da energie da fonti rinnovabili e quindi c'è un grande vantaggio ovviamente per il clima, per l'abbattimento della CO2. Il terzo argomento di oggi è quello dell'utilizzazione dell'idrogeno su ampia scala, quindi nelle grandi fabbriche a partire dall'AST, che dovrà introdurre l'idrogeno nel processo produttivo molto di più di quanto non sia ora, se vuole rispettare gli obiettivi di taglio delle emissioni al 2030, meno 55% di emissioni. Oggi l'acciaieria emette 300.000 tonnellate di CO2 all'anno, si tratta di tagliarne più della metà, e quindi l'idrogeno è fondamentale da questo punto di vista. Poi gli altri usi che se ne possono fare: la mobilità, il condizionamento delle case, le piccole imprese che hanno bisogno di alte temperature che possono sostituire al metano l'idrogeno. Abbiamo grandi infrastrutture su questo territorio, storiche, come l'idrogeno dotto che collega Nera Montoro a Papigno, che può unire i punti di produzione dell'idrogeno stesso e che può anche consentire dei punti di prelievo sul suo percorso. Quindi Terni ha gli asset, diciamo, infrastrutturali e le competenze per candidarsi ad essere il centro principale dell'Umbria nella sperimentazione dell'idrogeno. Noi pensiamo che in questo modo si possa candidare la Conca Ternana ad essere la prima Hydrogen Valley della nostra regione. Come si fa a dare gambe a queste idee però? Per dare gambe a queste idee bisogna intanto far convergere tutti i soggetti locali. Intanto le comunità energetiche se ne stanno facendo già diverse, siamo già a 7 nel territorio dell'Umbria Sud, quindi già si è messo in movimento il meccanismo. Le incentivazioni sono interessanti, ce ne sono altre adesso specifiche per i comuni delle aree del cratere, quindi dei comuni terremotati, e quindi pensiamo di poter nel tempo arrivare a quell'obiettivo di 150 e 200 comunità energetiche che possono essere realizzate sul nostro territorio. Per quanto riguarda l'idrogeno, ovviamente bisogna consorziare tutti i soggetti interessati, i produttori, i trasportatori e i consumatori, i grandi consumatori in primo luogo. Quindi l'AST, se l'AST effettivamente realizza la sua decarbonizzazione attraverso l'idrogeno, tutta la città ne può beneficiare, perché ci sarà un grande centro di produzione che ovviamente produrrà per AST, ma produrrà anche per i bisogni della città. Ovviamente bisogna coinvolgere dei grandi soggetti che possono portare competenze, che possono portare finanza e che possono portare quelle capacità di aggregazione dei soggetti, che è fondamentale.